male, che ci offre parecchi spunti di riflessione. Abbiamo come al solito Enzo che ci dà una mano a fare questo cammino, ci dà una mano a discernere. Oggi vorremmo insieme, in qualche modo, il titolo della riflessione di oggi sia Fraternità, sfida per la salvezza. È una rimarcatura di quello che abbiamo già detto, ma in realtà ritengo che sia sempre una cosa, cioè, da approfondire molto, cioè rimaniamo sempre sulla scorteccia di noi stessi, non riusciamo. È fatica entrare, cioè facciamo una fatica a entrare. E proprio Enzo, su una sua riflessione sul senso della Quaresima, scrive proprio questo: è un'occasione d'oro questo tipo di Quaresima, perché in qualche modo siamo obbligati tutti a fare Quaresima, credenti e non credenti. E in qualche modo a domandarci chi siamo, cosa vogliamo, ma soprattutto cosa vogliamo fare. Ovviamente per noi cristiani è imparare a leggere la volontà di Dio nella nostra vita, che è un po' il senso, diciamo, ultimo del discernimento, per cui per fare. E la prima domanda che ci viene, che noi abbiamo proposto, è proprio questa: come possiamo rinunciare al nostro ego che fa riflettere la nostra persona invece che la luce di Dio in noi? È più forte il nostro ego, ovviamente, che il pensare ad essere figli di Dio e aver bisogno di Lui. In questo momento sembra invece che, visto i fatti che sono successi anche ieri, abbiamo più bisogno che mai di una visione più ampia, di una visione cristologica, dicono. Va bene, ti do la parola Enzo, dopo un attimo di silenzio, e ti ringraziamo già fin da subito. Buona serata a tutti voi e ancora una volta buon cammino quaresimale. Un cammino che ogni tanto insieme facciamo, almeno nella riflessione, nel mettere a fuoco ciò che ci brucia nel cuore, ciò di cui siamo alla ricerca, una ricerca mai finita. Diceva prima Alberto che indubbiamente noi viviamo una quaresima un po' speciale. Permettetemi di dire, per la seconda volta. Lo scorso anno eravamo stati sorpresi da questa pandemia che ci arrivava addosso e verso la quale ci sentivamo impreparati, indifesi, stupiti. E quest'anno siamo al punto dello scorso anno, nella stessa situazione, ma non siamo più come allora. Siamo molto più consapevoli. E certamente siamo molto più preda di paure, di angosce, soprattutto per quel che riguarda il futuro. Cominciamo a capire che questa pandemia ci segna in modo indelebile e che dopo non sarà più come prima.
siamo ormai convinti che non possiamo dire qualche mese poi è finita e torneremo alla vita di prima. Perché nel frattempo alcune ferite che ci hanno colto sono ferite gravi, se non a volte mortali. Ma poi in realtà noi cominciamo a comprendere che certamente vivavamo in una maniera malata e che il mondo era malato per la maniera con cui noi vivavamo. Era forzatamente destino che questa malattia del mondo, della terra, dell'atmosfera, del modo di vivere si manifestasse anche all'interno dei nostri corpi. E quel che è successo. E adesso di nuovo nel pieno della tormenta. Avete sentito quanti morti di nuovo anche oggi? Come si moltiplicano giorno dopo giorno il numero dei contagiati e degli ammalati? Ci rendiamo conto che anche le misure precauzionali dobbiamo assolutamente osservarle. Oggi ho dovuto muovermi per andare a una visita medica e ho constatato come la città di Torino era completamente vuota, ben differente da qualche settimana fa. Siamo chiusi nelle nostre case, nei nostri appartamenti, le giornate cambiano nel loro svolgersi, il tempo è come rallentato, siamo portati a interrogarci sulla vita, sulla morte, sul senso che noi diamo ai nostri rapporti, al lavoro o alla mancanza di lavoro, alla povertà che incombe per molti di più di quanti già erano vittime della povertà. No, non possiamo più scherzare. Non siamo neanche più capaci a cantare tutto andrà bene. Se diciamo tutto andrà bene, lo diciamo come atto di speranza, con una certa fatica, prendendo il coraggio dalle convinzioni profonde. E tenendo conto di tanti limiti che verifichiamo, ecco, noi viviamo una quaresima, credenti o non credenti. Tanti limiti che non scegliamo ma che ci sono imposti. Ecco, quello è davvero innanzitutto una consapevolezza che dobbiamo avere e che potrebbe, sottolineo potrebbe, non è detto che può, potrebbe dare una svolta al nostro stile, alla nostra vita, a farci cambiare qualcosa per una vita più bella, più buona, più umana, più fraterna. Non una vita che ci sfugge, come attualmente. Una vita che sta in un vortice di un tempo in fuga, di un tempo che ci è rubato. Ma una vita
nella quale noi sappiamo davvero di più a tessere le relazioni con gli altri e a vivere quanto è bello stare insieme, quanto è bello poterci amare pur nella fatica che richiede questa operazione. Per fare questo dobbiamo accettare questo tempo e accettarlo con pace, in vista di un bene futuro, di un riprenderci ancora a vivere, però senza voler tornare a vivere come prima, ma con la chiarezza di dover vivere avendo modificato qualcosa. Il tempo quaresimale c'è sempre, soprattutto all'interno del cristianesimo, un movimento, ma che stasera vorrei fare capire che è un movimento umano, che non deve riguardare solo i credenti, ma che riguarda noi uomini e la nostra condizione umana. Innanzitutto un movimento di decentramento. Ognuno di noi ha un io, un ego, molto prepotente, che può essere ossessionato veramente dall'autoreferenzialità, dal narcisismo, dal guardare solo a se stesso, dallo stare sempre al centro. Lo sappiamo bene. Il bambino che cresce all'interno di una famiglia chiede di essere il centro dell'attenzione. Per questo è molto importante, e una volta lo si sentiva di più, per chi nasce o trovare fratelli e sorelle o averli poi dopo fratelli e sorelle, perché questa era la prima occasione per essere decentrati e fare questa esperienza. Non tutto l'amore del papà e della mamma su di me, ma un amore che devo condividere con gli altri. Molto importante l'esperienza dei fratelli e delle sorelle all'interno di una famiglia. Chi è abituato ad essere il centro solo lui diventa poi uno che pretende e finisce per sognare di essere il reuccio, come si diceva nelle mie terre. E si diceva, quello lì è un figlio unico, è un reuccio. No. E certamente a volte, sapete, la storia mette a posto, perché poi i figli unici, se hanno questo privilegio di stare al centro, hanno poi anche dalla storia magari la perdita di uno dei genitori e sono degli orfani più soli di quelli che hanno dei fratelli. E quindi la loro centralità viene già smussata perché manca qualcuno che li ritenga il centro, il padre o la madre morta. Ve lo dice uno che ha questa esperienza. Ma poi queste vicende della storia, della vita, devono essere assunte all'interno della costruzione del sé. E non stare al centro, non pensare di dover sempre essere al centro di tutti. Ora, io non sono ingenuo, so benissimo che ci sono persone che
per le doti che hanno, i doni, perché magari sono molto simpatiche, perché hanno una capacità di essere convincenti e vengono messi presto al centro. Ma spetta proprio loro di decentrarsi. Non si tratta di negare i doni, non si tratta di suicidarsi, come magari qualcuno vorrebbe, per invidia o gelosia, ma si tratta semplicemente di accettare quel che sia e non pretendere di stare al centro e non pretendere dagli altri la venerazione e non pensare che ciò che uno è o ciò che uno dice deve farlo semplicemente per attirare gli altri in una strategia che è solo narcisistica. Difficile arte questa, soprattutto quando nella vita si ha un certo successo. E sappiate che il successo è una tentazione peggiore del sesso. Peggiore del sesso, perché occorre anche lì mantenere le proprie proporzioni. Io dico sempre beate quelle persone che vengono da famiglie umili e che non hanno mai dovuto pensare di avere un destino su di sé affidato dai genitori, perché non contando nulla i genitori non pensavano neanche nulla di contare loro domani nella vita. Questa è una delle beatitudini della povertà, della semplicità di certe famiglie. Non è una disgrazia. Più una famiglia è povera, più una famiglia, se volete, è semplice, più garantisce la formazione di persone che un giorno saranno estremamente capaci di essere umane. Ma a caso vediamo che grandi famiglie sovente accollano ai figli un destino che loro non riescono a portare e che dopo aver sognato tanto di stare al centro, se poi la vita non glielo riconosce, fanno una vita miserrima. Ma la colpa, poverini, non è loro. E di chi gli ha messo sulle spalle un destino che loro non dovevano e non potevano portare? Ecco, non stare al centro, decentrarsi è importante. Il problema è che noi abbiamo tutta un'istituzione con persone al centro. Vi dico io, anche da cattolico, da cristiano, mi dà fastidio la liturgia che al centro ha sempre, sempre al centro il presbitero, che non è semplicemente colui che presiede, ma ormai fa tutto lui, bisogna guardare sempre lui. Mai una volta che il presbitero con noi fedeli si metta in direzione anche lui di Dio. Questa centralità che una pretesa riforma può sconciliare, ha dato al presbitero, lo rende sovente una specie di protagonista all'altare, che rende vana l'assemblea, che l'annichilisce. Io a Bose ho voluto una prassi in cui per molte parti della liturgia il presbitero con tutta l'assemblea sta rivolto verso il Cristo, verso l'altare, verso il tabernacolo. Non sta sempre in questo faccia a faccia, perché questo è stare al centro e al centro c'è solo Gesù Cristo. Io vi confido che questa preoccupazione l'ho avuto talmente che ogni volta che presiedevo la liturgia della professione monastica, sono mai stato al centro della Chiesa, ma sempre decentrato da una parte. Al centro restava il crocifisso,
a costo di creare problemi nella liturgia, perché uno che sta da una parte e c'ha il dialogo con chi deve fare professione monastica, certamente non sta in una visione centrale, non al centro, è un primo movimento. Noi pettiamo all'interno della vita di stare al centro e voler sempre essere al centro. La seconda cosa, uso una parola difficile ma che subito dopo spiego e la capirete, dopo il movimento del decentramento c'è il movimento della kenosis. Kenosis è un termine greco che significa abbassamento, svuotamento. È un termine tipicamente paolino e Paolo lo applica a Gesù. Dice Gesù che era Dio e che aveva tutte le qualità di Dio, non ha voluto stare in quella condizione di Dio con i privilegi divini, ma ha dimenticato la sua qualità divina, si è svuotato dei suoi attributi divini, diventando uomo schiavo come noi fino alla morte. Ecco, questo movimento, il verbo keno in greco, è la kenosis, lo svuotamento. Operazione difficilissima. Se la facessimo saremmo tutti cristiani. E io vecchio dico che non sono ancora capace a farlo, anche se la tento. Eppure, vedete, lo svuotamento è veramente per ogni uomo, per ogni cristiano, la possibilità di entrare in relazione con l'altro, perché significa mettersi in basso accanto all'altro, pigliare il posto accanto all'altro al suo livello, non mantenere il livello che uno ha per cultura, per posizione sociale, per doni che ha, ma si mette accanto all'altro semplicemente. È un'arte difficile, però è un'arte meravigliosa che dà molta gioia, che ci rende possibile di stare vicino a una persona semplice, indotta, senza studi, come vicino, se volete, a un sapiente, una persona di scienza, con la stessa capacità di comunione, di empatia, e scoprire nell'altro dei doni enormi. Io quest'anno, per ragioni di difficoltà di deambulazione, è il primo anno che non riesco, ma in questi primi giorni di primavera sono sempre andato di solito al pomeriggio a fare un giro quando potevo nella mia terra del Monferrato, entrando nelle vigne dove i contadini potavano, e parlavo col primo contadino che trovavo. E sapeste quanti sapienti maestri ho trovato tra di loro? Certo, li ho trovati anche nei centri di studi e all'università, ma li ho trovati tra di loro. Ma il vero problema è questo stare accanto agli altri, scendendo al loro livello. In questo movimento di spogliazione di sé, cosa abbiamo di più rispetto agli altri? Forse delle virtù morali? Siamo tutti peccatori. Forse abbiamo delle riserve di sapere, ma siamo tutti ignoranti. Siamo tutti in ricerca. Allora, vedete, accanto a quel movimento del decentramento, questo movimento della spogliazione, che è quello che poi dice l'incarnazione di Gesù e che è chiesto ad ogni cristiano e che è chiesto alla Chiesa.
c'è un testo del Concilio Vaticano II che è straordinario. Come Cristo si è spogliato e non seguendo logiche di trionfo e di successo, ma ha camminato tra gli uomini, stando tra di loro. Così deve fare la Chiesa. Noi abbiamo bisogno di una Chiesa che stia tra gli uomini, senza troppa enfasi, senza populismi, senza troppi slogan, ma che sia capace a parlare con gli altri, ad ascoltarli, non ogni volta a dettargli la legge e avere una parola su tutto. A me fa sempre più effetto, a volte devo dire, una Chiesa che mi fa paura, questa che vuole dire una parola su tutto. Anche in questi giorni, in cui in una maniera veramente, secondo me, poco cristiana, si dice no alla benedizione di persone che hanno una relazione, perché persone che hanno un orientamento omosessuale. È chiaro che non è un sacramento né un matrimonio. È chiaro che la visione biblica del matrimonio è un uomo e una donna. Ma benedire significa dire a Dio: porta il bene, concedi il bene. Io per grazia ho avuto dei parroci e il mio parroco, quando erano le prime macchine negli anni 50 e mi portava in giro sulla sua macchina, lui senza dire nulla dalla macchina benediceva tutti e mi diceva: Enzo, io benedico, ma sì, quella sarà una donna di malaffare, quello sarà un delinquente, che Dio lo benedica. E continuava dalla macchina a dare delle benedizioni e mi diceva: fallo sempre anche tu. Noi siamo pronti a benedire i cannoni, a benedire i missili, a benedire le vacche nelle stalle il mese di gennaio, e siamo incapaci di benedire dove ci sono frammenti di amore. Benedire non significa assolutamente dare un sacramento, ma significa invocare da Dio perdono e misericordia, bontà e grazia. Allora una Chiesa che sta in mezzo agli uomini ha questa capacità, perché dice Gesù: siete stati chiamati a benedire, non a maledire. La dottrina non si cambia, ma non facciamo sempre su tutto una incapacità di essere larghi col cuore e a sostituirci noi all'azione di Dio. Siamo più umili, abbassiamoci, kenosis, kenosis, kenosis e decentramento. È un appello che faccio a me. Non lo grido agli altri, lo dico prima a me. Quante volte mi dico di non giudicare? Passo a volte delle giornate a sentire i peccati degli altri. Ma sempre mi dico: io sono più peccatore di loro, e non lo dico per umiltà, ma nella consapevolezza che abbiamo peccati diversi, ma tutti contraddiciamo Dio. Allora vedete, in Quaresima per tutti noi uomini, più capacità a stare con gli altri, decentrati e oserei dire allo stesso livello, dando sempre segni dell'amore di Dio, il quale esclude nessuno. È un amore esigente, certo, che chiede amore autentico, che chiede carità, ma questa
Quando c'è, dobbiamo saperla riconoscere. Allora, vedete, è un lungo cammino quello che noi dobbiamo fare in Quaresima. Uomini non credenti e credenti, cristiani e no. Altrimenti questa fraternità che tanto invochiamo, in che cosa poi si traduce di concreto? Altrimenti resta negli slogan, nelle parole. Certo che è difficile, ma noi dobbiamo fare questo cammino. È un cammino di umanizzazione e poi è un cammino di sequela del Signore Gesù. Ecco, io amo un'immagine che mi diceva sempre il mio padre spirituale, era un Monferrino, quindi attenzione, i Monferrini sono un po' amanti del vino. Sapete cosa mi diceva? Ma quante volte me l'ha detto? Io non capivo neanche a 12-13 anni. Mi diceva: la Chiesa deve essere come la Madonna a Cana. La Madonna a Cana ha portato il vino dove c'era solo dell'acqua. La Chiesa dia un po' di vino agli uomini che stiano bene, non dia solo dell'acqua. Quello è il compito della Chiesa e mi piacerebbe che davvero si desse assolutamente il vino della gioia, il vino dell'umanità da parte di noi cristiani. Questo è un cammino per tutti. Hai aperto uno squarcio perché ovviamente il fatto di doversi spogliare anche da giudizio, perché ovviamente noi cristiani siamo portati, credendo di essere nel giusto, siamo portati a dare giudizi su tutti gli altri. Guarda che in più poi se sei più vicino, diciamo, alla Chiesa ancora di più. E Papa Francesco con la Chiesa che deve essere un ospedale da campo rovescia. Io ho l'esempio di Padre Silvio che molti dei presenti qui che ci ascoltano conoscevano e conoscono nonostante i suoi, che diceva: io devo farmi humus, devo farmi piccolo, devo camminare con, non camminare che lui cammini con me, ma io devo camminare con. Per cui per camminare assieme devo spogliarmi delle mie certezze o almeno abbassarmi al livello della persona che ho in fianco. Senza fare. E questo è difficilissimo perché? Perché fin da bambini viene educato ad essere, a raggiungere una certa posizione anche sociale, diciamocelo con molta sincerità. Noi siamo la generazione che vedeva nell'università, nello studiare, una giusta collocazione e che poi ci dava anche una certezza sociale. Ho un esempio e poi ti do la parola di nuovo perché un 6 di gennaio, che non ricordo quanto, sono andato a, no, Eraclea, comunque in un posto marittimo dove c'è una chiesa bizantina bellissima, e alle 2 del pomeriggio eravamo con un'amica, che era Daniela e suo marito Adriano, e in un pomeriggio, alle 2 del pomeriggio, c'erano le donne, le anziane che dicevano le litanie, cantavano le litanie. Mi ha fatto un'emozione e una tenerezza che ricordo ancora oggi con. Ho detto, ma questa è la vera fede, non quella che io cerco in maniera intellettuale. Questo è. E la seconda domanda è proprio questa: come figli di Dio dobbiamo prendere le nostre croci? Come dobbiamo leggere anche quelle degli altri per poterle abbracciare e portarle insieme? Ma è chiaro che secondo la parola di Gesù, noi per seguirlo, per essere suoi discepoli, dobbiamo pigliare ognuno la propria croce. Gesù dice: prenda la sua croce e mi segua. Quindi c'è una dimensione della croce che è decentramento, che è abbassamento,
Ecco cos'è la croce. Decentramento e abbassamento, dice Paolo. Né più né meno. Dobbiamo assolutamente prendere la croce e ognuno conosce la sua. E le croci sono diverse, perché diverse sono le storie, diversa la nostra carne, il nostro corpo, diverso è come noi viviamo la vita. Per cui portare la propria croce significa attuare questo processo di decentramento e di abbassamento, come dice Gesù negli annunci della passione, e seguirlo. Gesù infatti dice: prenda la sua croce. Attenzione, la traduzione della Bibbia è rinneghi se stesso. Stiamo attenti, cosa significa rinneghi se stesso? Significa smetta di riconoscere soltanto se stesso. Come fa chi sta sempre al centro? Come fa chi sta al di sopra di tutti? Allora si tratta proprio di smettere di riconoscere solo se stessi, di riconoscersi sopra gli altri. Ma poi indubbiamente, proprio perché ognuno ha la sua croce, bisogna anche avere la capacità e il discernimento, per quanto è possibile, di vedere la croce degli altri. Per poter, come dice tutto il Nuovo Testamento, vivere insieme, ma anche soffrire insieme. Compatire, patire con. Noi sovente non possiamo togliere il male all'altro, lo sappiamo bene. Soprattutto pensate quando voi avete una persona cara che è malata. Voi non potete togliergli la malattia. Non potete pigliare su di voi la malattia di cui lui soffre, un cancro. Ma potete però soffrire insieme. E la persona che sente che qualcuno soffre con lui sente una condivisione e un allievamento del suo dolore. Perché il dolore è sempre aggravato dalla solitudine. Soffrire è veramente già drammatico, ma la sofferenza di chi è solo è veramente disperante. Ecco perché è importante, secondo tutta la logica del Vangelo, questo vivere insieme, soffrire insieme, lavorare insieme. Sono un mucchio i verbi del Nuovo Testamento che prendono questo prefisso sin, con, e aggiunto al verbo danno l'atteggiamento cristiano, che è un atteggiamento che le cose non si vivono da soli, non si vivono isolati, ma si vivono portando i pesi gli uni degli altri, condividendo quello che può essere doloroso per l'uno o per l'altro. Questo è veramente qualcosa di molto importante anche in questo tempo della pandemia. Sapete, le persone che sono aiutate a non essere sole. E la grande speranza di molti nella pandemia non è tanto eventualmente di sfuggire alla morte, ma di sfuggire a una morte in solitudine. Quello è ciò che fa paura. Perché noi abbiamo bisogno, soprattutto quando soffriamo, di qualcuno che ci tenga una mano. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia una carezza. Nelle vostre case, lo sapete, se avete qualcuno che è malato, cosa significa quando uno nel letto fargli una carezza, pigliargli la mano per dirgli qualcosa, per sussurrargli qualcosa.
e più uno sembra eventualmente ai limiti della vita, più ha bisogno di queste cose. E poi pensate a tutto questo come si traduce anche nella vita dei sani, ma nel condividere la sofferenza di chi è povero, la sofferenza di chi è solo, la sofferenza di chi ha fame, la sofferenza di chi ha bisogno di aiuto nelle sue molteplici forme di bisogno. Questo è veramente ciò che rende la nostra vita umana, che ci rende una comunità e rende la vita cristiana. Quindi, in questo senso, è molto importante percepire che noi abbiamo una vocazione comune a vivere insieme. San Paolo dice addirittura, non so se avete presente, noi siamo chiamati ad commoriendum e ad convivendum. Pensate la forzatura della lingua, quasi impossibile da pensare. Noi siamo chiamati a vivere insieme e va bene, convivendo, e ad commoriendum, a morire insieme. Che è l'unica cosa che ognuno muore per sé e non moriamo insieme. E San Paolo dice che l'orizzonte della vita cristiana è anche morire insieme. Questo vi dice come la condivisione, la comunione cristiana nel dolore, nella fatica, nella malattia, non ha limiti. Questo è davvero portare la croce. È la vera croce, non le croci che ci inventiamo noi. Sono quelle che poi abbiamo nelle nostre famiglie. Del vecchio padre e della vecchia madre con l'Alzheimer o la demenza senile. Il padre e la madre che sono nella residenza per i vecchi e che dobbiamo andare a trovare, non sappiamo se si ricordano che andiamo o non andiamo. Il figlio che è portatore di un handicap e che viene custodito in certe famiglie e curato dal mattino alla sera, ma le conosciamo queste situazioni, sì o no? Perché questa è la vita, non le parole, non gli slogan, non le belle idee, per quanto cristiane siano. Sono loro i veri cristiani. Io quando vedo certi genitori che tengono un handicappato in casa da bambino e che gli avevano detto che moriva a 13, 14, 15 anni e che a 50 è ancora vivo e loro ormai ne hanno 80 e gli stanno costantemente dietro e lo aiutano. Quelli sono i cristiani come Dio vuole. Anche se non parlano di Dio e anche se magari vanno poco in chiesa, ma di fronte a loro io mi inginocchio e mi vergogno della mia incapacità di amore rispetto alla loro. Quello è amore, quello mettiamo in evidenza. Non stiamo invece a spiare per misurare l'amore come se fossimo noi quelli che giudichiamo tutti. Insomma, il cristianesimo è carne umana, è vita umana, non è ideologia. O lo si vede nella vita degli uomini o allora è una gran falsità. Enzo, ha toccato proprio le corde più sensibili in questo. Mi veniva una considerazione banale da dire, ma perché dobbiamo soffrire? Però mi rendo conto che se stare nella vita è una sorta di prova per tutta la tua vita, per te stesso, neanche stare nella bambagia potrebbe andare bene, nel senso che non stiamo bene, cioè, l'abbiamo visto in qualche modo. No? Oggi che stiamo, diciamo, fisicamente, abbiamo paura di tutto, apprezziamo le cose minime. E qui è il cammino, secondo me, che stiamo cercando di fare, capire quali sono le cose che hanno valore dalle cose che ne hanno meno. E renderci conto che dove c'è la vita c'è la morte,
dove c'è la vita c'è la sofferenza. Non si può accettare una cosa senza l'altra. Siamo fatti così. E noi dobbiamo però vedere in quei frammenti di gioia e di felicità che vale la pena vivere, nonostante le fatiche che ci sono. Questo d'altronde è la vitalità che ci abita. Oserei dire è la forza divina che ci abita e che ci dà ogni mattina la possibilità di rinnovare la speranza e di dire un giorno nuovo inizia e di dire sì alla vita e di fare resistenza alla morte pur sapendo che la morte ci vincerà perché non siamo onnipotenti e non siamo immortali. Ma questo è il bello della vita, nella nostra fragilità, ma quelle pepite d'oro che sono l'affetto, l'amore che abbiamo vissuto. Gli angeli se le sognano, loro che sono immortali. Preferisco essere un uomo con ste pepite d'oro che un immortale che non prova questi amori che abbiamo provato e proviamo noi qui nella vita. Bellissimo questo paragrafo. Poveri angeli allora. Sì, è un paradosso. Loro sono a nostro servizio e sono nostri custodi. Ma noi uomini, dice la lettera agli ebrei, Dio non si è interessato degli angeli, ma si è interessato degli uomini, dei figli d'Adamo. Se lo dice la lettera agli ebrei, lo posso credere anch'io. Va bene. Che vuol dire che la speranza dobbiamo nutrirla ogni giorno? Beh, in realtà queste giornate. Anche oggi, non so, penso che anche da te sia stata una giornata no splendida da un punto di vista del tempo, meravigliosa. Qui si vedevano le montagne e sembrava di toccarle. Quindi. Però da noi c'era un favonio, il feu, il quale strappava le persone. Ah, ecco. Si strappava da terra, però tiepido come il feu, molto bello e certamente ha spazzato via le ultime foglie secche dell'anno precedente e ormai tutte le piante possono mettere le gemme senza più un ingombro dell'anno precedente. Bellissima questa immagine. Va bene. Io non vedo grandi domande e mi fermerei qua, facendo questo invito a tutti per il giorno di San Giuseppe, cioè questo venerdì qui, 19. Apriremo dopo la lezione che ci ha fatto Enzo, che ci ha donato Enzo la settimana scorsa. Su un Amoris Laetitia ci sarà l'anno di Amoris Laetitia e l'anno della famiglia in sostanza, perché giustamente Enzo faceva riferimento prima che è all'interno della famiglia che in qualche modo ci si costruisce. C'è poco da fare. Io non sono figlio unico e ti posso assicurare, mia sorella è qui che ascolta, io quando ho provato a buttarla giù dalla carrozzina perché ovviamente aveva lei più attenzione di me, avevo perso la leadership della famiglia. Per dire, ma questo accade anche oggi con i nipotini. Quindi hai detto delle cose che prendono. Noi ti ringraziamo. Ci aggiorniamo perché abbiamo anche questa idea di fare qualcosa per la Domenica delle Palme e vi invitiamo tutti a venire a questo incontro il venerdì 19. Ok? Sempre la solita ora. Entro, se vuoi salutare, Sì, noi. ancora buon cammino quaresimale e arrivederci. A presto. Grazie infinite a te. Buona serata a tutti.